Natrusso vi saluta e vi dice la tua sull'università. Quali sono secondo noi i meccanismi che oggi bloccano l'università? Beh, intanto è un problema di costi, no? I ceti bassi e medio-bassi pagano l'università ai ceti superiori che mandano massicciamente i figli all'università. Infatti nessun governo ha il coraggio di fare pagare tasse elevate a chi può permetterselo e di sostenere con borse di studio generose i capaci e i meritevoli privi di mezzi. Si preferisce piuttosto esonerare dalle tasse universitarie chi ha un reddito familiare modesto senza tuttavia sostenerlo con borse di studio adeguate. Un altro grosso limite dell'università italiana è quello che soltanto una quota piccolissima dei finanziamenti statali agli Atenei è assegnata in base alla produttività scientifica e alla qualità della didattica. Cioè non vi è alcun incentivo a reclutare i docenti migliori, in quanto che eh, mancano i reali incentivi a rendere conveniente chiamare in una università i docenti che potrebbero darle prestigio. Un'altra grave carenza è quella dello spreco che si ha dei finanziamenti all'università. Eh, si spreca una frazione considerevole dei fondi ricevuti. Non esiste alcun organismo o autorità che abbia il potere di razionalizzare e ristrutturare l'organizzazione della didattica e della ricerca e spesso eh, il personale non può essere spostato da una sede ad un'altra ed i contenuti della ricerca soprattutto sono largamente arbitrari. Tra l'altro chi non fa nulla o fa pochissimo non ha praticamente nessuna sanzione. Ed infine un altro degli elementi che ci sembrano significativi per la crisi dell'Università Italiana è quello che ogni volta che c'è una contrattazione questa avviene su basi corporative e non eh, competitive, cioè si cerca di strappare il massimo dei finanziamenti comunque vada caso di mancanza di soldi, ridurre i tagli al minimo possibile, ma non si affronta mai il problema che non tutti gli Atenei hanno diritto di esistere e la crescita degli Atenei migliori viene strangolata e l'esistenza dei peggiori viene perpetuata. Quindi non è difficile prevedere che di qui al futuro il livello dei nostri laureati sarà sempre peggiore e riuscirà ad essere, se possibile ancora, meno competitivo e preparato sul mondo del lavoro. Grazie, arrivederci.